Settimana scorsa su Instagram ho fatto un sondaggio dove chiedevo se si preferiva che avessi fatto un video che parlava di ciò che non va nel mondo del fitness oppure un video riguardanti le ultime polemiche nelle gare di streetlifting sul Total. Il sondaggio l'ha vinto ciò che non va nel mondo del fitness e io il video lo faccio sul Total nello streetlifting. Se non sbaglio, tu hai sempre desiderato un anello di fidanzamento con diamante. Oh mio Dio! Esatto, ho comprato un cavallo! Questo perché questo è un argomento più semplice, più discorsivo, mentre l'altro video, è un po' più da preparare. Ma bando alle ciance e partiamo. Nelle gare che si sono svolte ormai qualche settimana fa c'è stata un po' di polemica. Un po' molta polemica riguardo il sistema di valutazione. Dunque, noi abbiamo quattro esercizi: muscle up, trazioni, dip e squat. Si fa una performance in ognuno di questi esercizi che poi si vanno a sommare e chi solleva più chili vince. Semplice, logico e lineare. Qual è dunque il problema? Il problema è che questi esercizi permettono di sollevare carichi molto diversi tra loro. In particolare, lo squat permette di sollevare molto di più rispetto agli altri tre esercizi, tanto che nel totale spesso vale il 50% e più. E quindi questo crea un disequilibrio tra i quattro esercizi, che idealmente dovrebbero aver tutti lo stesso peso. Beffa nella beffa è che lo squat è un esercizio preso in prestito da un altro sport, non è della disciplina, perché ricordiamoci che nasce, no, come calisthenics zavorrato. E mi ricordo che già dalla prima gara di zavorre che organizzammo nel 2016 c'era il dubbio di ok, dobbiamo mettere qualcosa per le gambe, ma cosa mettiamo? Questo perché oggettivamente i pistol fanno cagare, quindi mancando le alternative, alla fine negli anni si è deciso di andare sullo squat, preso in prestito appunto dal powerlifting. Ma siamo arrivati al punto che è diventato l'esercizio di gran lunga più importante, tanto che appunto vale di più di tutti gli altri tre esercizi messi insieme. E quindi questo ha generato altre polemiche nella polemica, perché già il fatto che ci sia un esercizio che vale più di tutti è un po' scorretto. Il fatto che non sia neanche un esercizio originario della disciplina, ecco che ha fatto esplodere appunto il caos. Ma quindi cosa si può fare? Ora, tutte le soluzioni hanno i loro pro e i loro contro, non c'è la soluzione ideale e perfetta. Diciamo che cercheremo di analizzare la situazione con un po' di oggettività, perché il dibattito è stato fatto un po' a mo', no, di tifo, di squadra di calcio. Chi magari va bene nello squat diceva: ah no, tanto vince lo stesso il più forte, chi nello squat va male: ah no, però non è giusto, bla bla bla. Ma cercando di portare, no, l'acqua al proprio mulino più che analizzare in maniera oggettiva la questione. Cosa che proverò a fare in questo video. Partiamo dai vantaggi del Total. Sicuramente è il metodo di valutazione più semplice, perché basta sommare i chili delle varie alzate, quindi non ci sono calcoli cervellottici né niente. Chi solleva di più vince, semplicissimo. Un'altra cosa, in una gara di forza stonerebbe che il vincitore non fosse quello che ha sollevato di più. Cioè, pensate alla conversazione: ah, quanto hai sollevato? 400. E quello che ha vinto 350. Cosa? Cioè, suona male. Oggettivamente suona male. E quindi il fatto che comunque quello che solleva di più è il più forte e la semplicità di valutazione remano a favore del Total. Ma quali potrebbero essere le alternative al Total? Quella che ho visto prendere più piede, più considerazione, è quella dei coefficienti, cioè si vanno ad assegnare dei coefficienti a tutte le alzate in modo da livellarne l'importanza. E secondo me questo è il classico esempio in cui la toppa è peggio del buco. Questo perché i coefficienti dovrebbero essere decisi in maniera completamente arbitraria e mancherebbe completamente di oggettività. Cioè, i chili sollevati sono quelli, sono oggettivi. Invece, se dai dei coefficienti, vai a sballare tutte le prestazioni e ok, magari alla fine hai livellato, però in maniera, tra virgolette, ingiusta e sicuramente non oggettiva. Poi, come fai a dare dei coefficienti? Fai fatica ad essere davvero oggettivo e non a penalizzare o avvantaggiare a caso. E un'altra questione, magari oggi si vede che lo squat vale 3 volte il muscle up, quindi al muscle up gli diamo un 3x. Però magari tra 5 anni varrebbe 4. Cos'è? Ogni tot modifichi i coefficienti? Oltre al fatto che sarebbe poco immediato, ora non è che sono dei calcoli difficili, però a colpo d'occhio fai fatica a capire: oh, chi sta vincendo? Aspetta, questo devo moltiplicarlo per, questo devo dividerlo per. È poco immediato, mentre il total è sicuramente più semplice. E quindi, secondo me, i coefficienti sono bocciati.
Quale potrebbe essere quindi una possibile soluzione? Sicuramente una possibile soluzione è quella che avevamo già adottato nel 2016, in cui dovevamo mettere insieme skill, zavorre ed endurance. Lì si trattava di mischiare mele, pere, banane, quindi non si poteva fare una somma, non c'erano proprio gli elementi per fare una somma. E come abbiamo fatto? Abbiamo fatto a mo' di Gran Premio di Formula 1, di MotoGP, in cui ogni gara assegnava dei punti in base alla posizione, quindi il primo nelle skill prendeva 10 punti, il secondo ne prendeva 8, il terzo ne prendeva 6, e stessa cosa accadeva nelle zavorre e nell'endurance. Alla fine chi aveva più punti vinceva. In questo modo si riuscivano a paragonare performance diverse. E la stessa cosa si potrebbe fare con gli esercizi nello street lifting. Si dà un punteggio in base alla posizione in classifica e alla fine chi fa più punti vince. E anche in questo caso sarebbe tutto abbastanza semplice e lineare. Quali sono le criticità di questo sistema di punteggi? Perché non è che perché mi è venuta l'idea, allora vuol dire che non ha criticità. In primis, quella che avevo detto all'inizio, il fatto che potrebbe vincere chi non ha il totale più alto e in una gara di forza, secondo me, un po' stona. In secondo luogo, non andrebbero poi a contare più niente i distacchi tra le varie posizioni. Cioè, se io arrivo secondo nelle trazioni, che sia distaccato di 5 kg, di 10 kg, di 15 kg, di 20, non cambierebbe niente. E quindi magari poi uno invece di sollevare quanto più possibile andrebbe a cercare di blindare la posizione. Tattiche diverse, ma sinceramente a me non piace troppo come cosa, ecco. Quindi questa potrebbe essere una criticità. Fatemi invece sapere voi cosa ne pensate. Secondo voi qual è il metodo migliore di valutazione, se il total, i coefficienti, i punteggi o altri che avete in mente, definendo poi quali sono i pro e quali sono i contro. Quindi fatemi sapere qui nei commenti, cercando sempre di essere il più possibile oggettivi. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo.